Ciao a tutti, io sono Eleonora e vi do il benvenuto nel Pod Club del Libro di Capital Letters Editore. Con me potrete esplorare il mondo del libro antico e moderno, scoprendo la storia affascinante di questo manufatto. E voi siete pronti ad una nuova avventura? Buongiorno a tutti, come state? Io abbastanza bene, cominciano queste giornate uggiose, veramente autunnali, e io cerco di trovare una regolarità nella pubblicazione di questi podcast. Tra poco farò una settimana intera di pubblicazione giornaliera in modo da promuovere questo Pod Club del Libro. Ma veniamo a noi e alla puntata di oggi, che sarà sempre sulla papirologia. E veniamo ad argomenti succosi, ovvero dove troviamo questi papiri. E parliamo un pochino di archeologia. La maggior parte dei ritrovamenti di papiri è avvenuta in Egitto, come sappiamo un po' tutti. E nello specifico, la maggior parte di questi ritrovamenti è avvenuta nei villaggi di epoca greco-romana e intorno all'oasi del Fayyum. Il clima secco dell'Egitto ha preservato questi affascinanti manufatti. E sono arrivati sino a noi decine di migliaia di papiri documentari e circa 8.000 di papiri letterari. Il documento greco-egizio datato più antico è un contratto di matrimonio e data 311 a.C. I papiri non sono stati rinvenuti solamente in Egitto, ma anche in Europa, in Medio e Vicino Oriente. Infatti, il papiro letterario più antico è probabilmente frutto di un ritrovamento in Grecia. Sto parlando in particolare del famoso papiro di Derveni, un commentario ad una cosmologia orfica che è datato tra il 325 e il 275 a.C. Altri ritrovamenti molto importanti sono stati fatti a Dura Europos, a Masada, nelle grotte del deserto della Giudea, a Petra, a Nessana e ovviamente nella nostra Ercolano, che ospita un sito davvero interessante che scopriremo nella prossima puntata. Perdonate l'audio di questo video trasmesso solamente in mono, ma ho avuto dei problemini di ricezione, chiamiamoli così, e spero che non siano troppo invalidanti. Grazie mille dell'attenzione, ci vediamo alla prossima puntata. Grazie per essere stati con me in questo Pod Club del Libro di Capital Letters Editore. Se trovi interessanti i miei contenuti, ti prego di condividerli su Pinterest, Facebook o Instagram. Grazie mille e ancora buona giornata!